Ha rappresentato per decenni il luogo di nascita privilegiato per chi viveva in provincia di Nuoro. Dopo l'apertura negli anni 70 del nuovo ospedale San Francesco, è rimasto aperto come sede di uffici amministrativi della ASL. Adesso lo storico ospedale vecchio di Nuoro, della centrale Via de Murtas, conoscerà una nuova vita divenendo una casa della salute. A comunicarlo la stessa ASL di Nuoro, che annuncia l'inizio dei lavori in data 10 settembre per la realizzazione del progetto, che si estenderà su 10.000 metri quadri. L'importo complessivo ammonta a 1.150.000 euro finanziati dalla Regione grazie ai fondi comunitari POR-FESR destinati alla realizzazione delle case della salute. A occuparsi dei lavori di completamento dell'impianto, che dovrebbero avere una durata di 6 mesi, sarà la società cooperativa CAIEC, che garantisce che si avvarrà del lavoro di imprese consorziate locali. Per i lavori di completamento edile è invece in corso la gara pubblica di affidamento. Soddisfatta la direttrice d'area Grazia Cattina, che spiega nel dettaglio la destinazione d'uso della struttura. A lavori ultimati, Nuoro avrà una struttura sociosanitaria integrata che ospiterà la Casa della Salute, con gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, nonché di tutta la specialistica ambulatoriale ora ubicata nei locali dell'ex INAM di via Manzoni, del consultorio familiare di via La Marmora, dell'igiene pubblica di viale Trieste e dei medici di continuità assistenziale di via De Fenu.